per la prima votazione. Voto dall'1 al 10, questo è il voto di presentazione e andremo a vedere, a conoscere meglio anche tutte le nostre concorrenti. Genitori, amici, parenti, partner, il vostro aiuto non è necessario, è fondamentale, perché dovete applaudire, gioire, ridere, fare tutto quello che potete fare per sostenere la vostra Miss preferita. Quindi mi raccomando, anche tutti i genitori li voglio super agguerriti, eh? Non voglio sentire silenzio. Facciamo subito una prova dell'applauso? Non era convincente, un'altra? Ancora un po' di più? Adesso ci siamo! Allora iniziamo a conoscere la numero uno di questa sera. Si chiama Aisha Trevisiol, è alta 1,62 m, ha 16 anni e arriva da Eraclea. Questa è la sua presentazione. Ciao.
E lei era Anna. Anna, cos'altro? Non emozionarti. Cos'altro possiamo sapere di te per conquistare questa giuria e questo pubblico? Intanto buonasera a tutti. Volevo ringraziare comunque per tutti i tanti per aver partecipato a questo concorso e ringraziare tutte le persone che ci hanno insegnato a tutte a vedere i testi e poi volevo farti sentire vai, veloce. We couldn't have it all. Brava Anna, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie a te di essere stata con noi. Numero 3, Giulia Papagnino, 1,65 m, 16 anni, arriva da Vigo d'Arcere.
paesino in provincia di Venezia e ho iniziato l'anno scorso a fare questo bellissimo concorso e l'anno scorso mi sono aggiudicata la quarta fascia di Miss Mima. Sono andata alla finale a Venezia, al Casinò, è stato qualcosa di fantastico, di unico e quest'anno ho voluto rimettermi in gioco e faccio un turistico sportivo a Venezia. Mi piace moltissimo lo sport, mi piace nuotare, mi piace vogare, mi piace andare in palestra, mi piace fare un sacco di sport, insomma. Ciao a tutti, un saluto da Tutto Marina. Brava Elena, vieni qui dal centro, che cos'altro vuoi dire a questo pubblico e a questa giuria? Buonasera a tutti, intanto. Bene. E poi? Tutte le ragazze di Venice Beach. Ok. Ho passato 5 giorni bellissimi con la stupenda Elisa, la nostra insegnante, e tutte le altre modelle, tutte le miss. E sei andata d'accordo con tutte? Ovvio. Oh, va bene, allora brava. Ci fa piacere. Sono simpatica. Sei simpatica. Solare. Sei solare. E che è vogliamo divertente. Di più? È divertente. Brava, vuoi raccontare la barzelletta? Bene, ci salutiamo o vuoi condurre tu la trasmissione? No, devi dirmi tu, io se vuoi, guarda, mi metto al tuo posto, mi passi il numerino, non so se entro nel costume, ma ci provo, insomma. Dai Elena, in bocca al lupo, grinta e coraggio che è tutto in salita. Un bacione. Numero 5, Sara Piccione, 1,65 m, 17 anni, arriva da Dolo.
curiosa di vederti e adesso ti guardiamo. Vai. Ciao, sono Marta Colonna, ho 18 anni, sì, e studio geometra, faccio la scuola per geometri. Mi piace anche tanto la moda, mi piacerebbe continuare nel mondo della moda, fare la modella. Al momento non faccio nessuno sport, però in passato ne ho fatto tanti. Ho fatto nuoto, hip hop, equitazione, ginnastica artistica. Sono molto superstiziosa, infatti vado nell'oroscopo e sono nel segno dello scorpione. Ah, allora? Sono solare, sincera e estroversa. Un bacio. Ciao. Marzia, bel segno lo scorpione, mia cara, è anche il mio. Scusa, cos'è che poi non è andata con tutti questi sport che non li hai più fatti? Lo studio. Ah, ho capito. Come ti presenti a questo pubblico? Buonasera. Grazie a tutti perché mi hai invitato. Ma vi siete messe d'accordo tutte? Ah, ok. Giuro, non le ho pagate. Abbiamo avuto tantissimi corsi con professori professionali di un certo spessore, di un certo carattere, che sono venute proprio, si sono aperti a voi per insegnarvi il mestiere che c'è dietro, perché non è così facile andare sul palco e dire non voglio fare questo, no, bisogna prepararsi. Vuoi far TikTok? No, mi ha guardato, ho fulminata. No, vabbè, ti mando, ti faccio andare, mia cara. Bella, solare, simpatica, che vuoi dire? Anche un po' bastarda. Bene, mamma mia, ce le ha tutte, è proprio uno scorpione. Grazie Marzia, ci vediamo più tardi, buona serata. Numero 7, Camilla Baldini, 1,67 m, 19 anni, arriva da Pontelongo. A scelta? Flavio non la troverà di sicuro. Flavio, mettine una che è lì a portata di mano e vediamo i 15 anni di Camilla come sono qua sul palco. Sì, vuoi togliere i tacchi? Vai, sì, ti faccio tenere. Brava. Io le stuzzico le mie ragazze, belle e brave. Vai. Su tutti i palchi del mondo. Ciao Camilla, buona continuazione. Numero 8, Aurora Maglione, 1,68 m, 22 anni, arriva da Dolo.
Nella vita ho praticato ginnastica artistica a livello agonistico per 7 anni, facendo gare nazionali anche a Parigi, e per il momento faccio un po' di palestra a casa. Ciao a tutti, un bacione. Vieni Aurora! Cosa vuoi raccontare ancora per farti scoprire da questo pubblico? Allora intanto buonasera a tutti. E nulla, per me è un onore essere qui e ringrazio per il concorso che mi ha dato la possibilità, soprattutto perché ci ha insegnato, ci ha dato tanti corsi che servono solo, diciamo, per questo concorso, ma per la vita proprio. Grazie. Solare, e se diventi Miss Fanny Speech che fai? Buon lavoro? No. Come non no? Si possono fare cose. Staremo a vedere, brava mia cara! Ciao Aurora, ci vediamo più tardi. Numero 9, Sara Mondin, 1,69 m, 21 anni, arriva da Malo, Vicenza. Ho praticato molti sport, in particolare 9 anni di ginnastica artistica.
ho fatto anche molti concorsi e quello che mi ha entusiasmato e mi ha dato più soddisfazione per ora è appunto questo, Miss Valley Speech, e sono veramente grata a questo concorso di avermi dato questa opportunità. Mi piacerebbe molto fare l'attrice, infatti appunto per questo più avanti mi piacerebbe iniziare a fare gli indovini. E un bacio a tutti. Beh, Nicole, dei provini, se vuoi puoi provare già adesso, vuoi recitare qualcosa? No? Io le metto sempre alla prova le nostre ragazze, dai, allora come ti racconti a questo pubblico? Allora intanto buonasera a tutti, colgo anche l'occasione per ringraziare tutto lo staff di Miss Valley Speech, che ha dato l'opportunità, sono stati amici per tutti i ragazzi, e veramente grazie al cuore. Determinata, sono anche del segno dello scorpione. Ah, mannaggia quante dello scorpione, so che vuol dire. E poi? Sono anche abbastanza distanta. Immagino. Vabbè, insomma, se ci amano, ci vogliono e ci prendono così come siamo, giusto? Esatto. Bene, allora grazie Nicole, grazie. E buona continuazione. Numero 11, Alessia Semenzato, 1,70 m, 20 anni, arriva da Campalto. Thank you.
Matilda, vieni qui! Guardiamo anche il tuo di video! Ciao a tutti, sono Matilda Barison, ho 18 anni. Attualmente frequento l'Istituto Superiore della Provinci, andrò alla quarta annale. Finito il mio percorso scolastico, vorrei provare l'Università di Psicologia. Ho praticato per molti anni pattinando su ghiaccio a livello agonistico, facendo anche molte gare nazionale e internazionale. E da grande appunto vorrei diventare una psicologa. Sono una ragazza molto estroversa, ma allo stesso tempo anche timida. E un saluto. Ciao Matilde, anche a te, vieni qui allora al centro palco. Cosa possiamo raccontare di più a questo punto qua? Buonasera a tutti, spero che la serata sia il vostro gradimento. Come? Però non avete detto che siete stanche morte, eh? Tutte felici e contente. I confessionali siamo distrutte, ma quanto ci siamo divertite. Sì, sì. Oltre appunto al divertimento, appunto abbiamo lavorato, abbiamo preso moltissime cose, ma queste cose ci serviranno appunto anche in un futuro lavorativo e appunto spero di proseguire con questa. E chissà di metterle anche tutte in pratica queste cose. Camilla, come stai? Solare? Simpatica, antipatica, che dici a questo pubblico? Sono molto testata. Ecco, bene, sei scorpione anche tu? Cancro. No, cancro, ah vabbè dai, ecco anche lui, anche Graziano è del cancro. E poi? Sono determinata e tenace, allora che la tenacia sia la tua buona compagna, grazie Matilde, ci vediamo più tardi. Numero 13, Danisha Fernando, 1,70 m, 17 anni, arriva da Verona. Quarantena, merito loro, io lo dico, poi che non mi si dica no hai mangiato tanto, no, ingrasso per questo, ecco, scusa Danisha, volevo precisare. In concorso mi sono divertita tanto, ho imparato tanto e penso sia un'emozione unica veramente stare qua davanti a tutti voi. Un'emozione unica e sono le emozioni che mi date voi, che ogni anno siete sempre più belle, più brave e vi impegnate sempre.
sempre di più. A me piace sostenervi perché, come dico sempre, ognuna di voi è speciale, ha una caratteristica che deve tirar fuori nella vita, quindi sarà quello il diamante allo stato grezzo. Bene, Danisha, in bocca al lupo e buona continuazione. Numero 14, Carlotta Callegaro, 1,70 m, 17 anni, arriva da Monfelice. Quando ho guardato giù ho detto, ah,
Allora, sono veramente in alto, ma sono riuscita a scendere e mi sono con l'elicottero e non vedo l'ora di riprovarci. Ti hanno fatto scendere in elicottero o sei scesa? No, mi hanno aiutato, sono riuscita. Brava, mia... forza e coraggio, la determinazione è il segreto del successo. Bene, quindi Giada, c'è qualcos'altro che vuoi dire? Buona cena a tutti e buon divertimento. Grazie Giada, buona continuazione. Numero 16, Shannon Brusset, 1,71 m, 20 anni, arriva da Jesolo.
una finalezza per cui c'è una docenza applicata, dopodiché vorrei andare a studiare in psicologia. Diciamo che è un po' un indirizzo un po' particolare, perché è un settore tale, ma comunque è una cosa che mi appassiona molto. Sono una ginnasta da 3 anni, che è stata di ingegnare, faccio l'ultimo come punto di scopo, diciamo. È il primo anno che partecipo a questa speech e diciamo che ho avuto una possibilità, mi hanno visto di ingegnare, quindi ringrazio tutti quanti. Sono una ragazza molto diversa, anche più particolare e molto più spagnola. Un bacio a tutti e buona serata. Bene Federica, allora la nostra Miss Festaiola, che ci puoi raccontare ancora? Innanzitutto posso dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita e sono tanto tanto felice. E aggiungo che sono una persona molto molto chiacchierona. Ma dai! Se posso dire, è grandiosa. E sono del segno del Sagittario. Ecco, bene, porta bene il Sagittario? Dicono di sì. E allora mi sa che ti porti fortuna, Benedetta. In bocca al lupo. Viva al lupo. E ci vediamo più tardi. Grazie cara. Proseguiamo con la numero 18, Irene Capelletti, 1,72 m, 17 anni, arriva da Vicenza. Quest'anno andrò al secondo anno.
Da grande vorrei fare l'estetista. Sono una ragazza solare e socievole. Sto migliorando su me stessa il mio carattere anche per il disordine che avevo, quindi adesso lo sto migliorando. Ciao a tutti. Senti Greta, non mi hai mica convinto qua con la storia dell'estetista, Non eri convinta, cos'è che vuoi fare davvero? Sì, allora, io adesso studio estetista, cioè l'estetista, quindi sì, mi piace, però mi piacerebbe comunque fare altro, perché non voglio avere un futuro solo per lavorare nell'estetica, ma anche su altri lavori. Quindi adesso ho iniziato con la modella e sono felice di essere arrivata fino a qui. E niente. Incrociamo le dita, andiamo avanti, avanti tutta e non si torna mai indietro. Come dico, quando si esce dalla quinta si è sul palco, non si può tornare indietro. Esattamente. Sì. E volevo anche ringraziare te e tutto lo staff che comunque ci ha fatto imparare tantissime cose e mi ha migliorato veramente tanto. E sono state giornate molto impegnative e veramente ho imparato tantissimo e posso dire che sono stati dei giorni veramente indimenticabili. Sono contenta che resteranno con voi per sempre. Grazie Greta, buona continuazione. Numero 20, Veronica Scottone, 1,72 m, 16 anni, arriva da San Donato di Piave. Proseguiamo con la numero 21, Jennifer Sordo, 1,70 m.
1992, 22 anni, arriva da Pisna, Treviso. Per me è stato un doppia difficoltà, perché purtroppo in certi contesti non riuscivo molto a trovarmi, e quindi essendo una delle più vecchie... La linea vecchia fa buon brodo, mia sì. cara! Ho in carta anche, e porta a casa! Sì, ho fatto anche dannare nei social. Sì. Sono una chiacchierona, infatti tipo lei ogni volta che vedeva i miei confessionali si metteva le mani nei capelli. Perché io parlo un sacco purtroppo, e quindi stavo anche ore. No, mi è piaciuto perché lei appena arrivata ha detto c'è il confessionale. Io ho sempre sognato di fare il confessionale. Ma fanne uno a casa, ti metti nel bagno una telecamerina e fai il confessionale tutti i giorni. E io soprattutto vorrei ringraziare Caffè TV 24 che mi ha dato l'opportunità di essere qua. Sono qua grazie a loro. Perché sono stata ripescata, quindi una seconda possibilità, quindi grazie mille e spero di riuscire nel mio lavoro. Ci riuscirai, ci devi riuscire. Grazie alle tue lezioni e soprattutto Miss Fanny Speech, grazie mille. Grazie a te Jennifer, buona continuazione. Andiamo più tardi. Numero 22, Anastasia Nicoletti, 1,72 m, 16 anni, di Padova. Thank you.
parlare, Anastasia? La penso proprio come te. Vabbè, no, la prima che parla quando ti svegli e l'ultima che si attaccia quando vai a dormire. Vero, Anastasia? No, tutto questo. Sì, sì, no, perché non meno male, se parli anche nel sonno, non lo so le tue compagne che potevano dire. No, no, non ho parlato nel sonno. L'unica cosa che sono sentito più la prima notte. Va bene, dai, insomma, vuol dire che qualcosa hai detto. Come ti descrivi a questo pubblico? Hai pochi secondi, Mi descrivo una ragazza molto solare e molto di compagnia. Ma dai, vuoi fare qualcosa? E ho di là dove? Dall'altra parte? Ecco, vabbè, allora lo farei dopo, quando è tutto il passaggio. E poi, perché cosa vuoi fare? Tu fai danza con il naso. Esatto. Faccio ginnastica ritmica per un po' di anni, ho fatto ginnastica ritmica, danza moderna. Di che hai voluto evitare che io mi strozzassi come l'ultima volta? L'ha fatto per me a non fare l'esercizio. Sì, secondo me. Già tipo rischiato di andare in acqua. Bene, allora, chiacchierona. E poi, solare, divertente. Ma mi vuoi rubare pure il lavoro? Guarda, molto volentieri questo. Se vuoi un aiutante. Ci sei, contiamo su di te. Bene, in bocca al lupo Anastasia. Grazie il lupo. Ci vediamo più tardi. Certo. Buona continuazione. Numero 23, Susanna Milosavljevic, 1,73 m, 19 anni, di Mogliano Veneto. Il mio unico obiettivo è quello di spaccare questa passerella dando meglio di me stessa. Ben detto, brava Susanna. Il sorriso non me lo toglierà mai nessuno. E comunque vada. Comunque vada, il sorriso è la porta per aprire. Scusate, ho fatto un gioco di parole. Il sorriso è riaprire tutte le porte, vero? E allora chissà che ti si apra il portone di questa serata. In bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie a te Susanna. Proseguiamo con la numero 24, Giulia Pavarini, 1,75 m, 17 anni, arriva da Rovigo. We'll be right back.
tappa, in particolare sono molto legata alle foto dei paesaggi. Un'altra mia grande passione, per esempio, è la palestra. Io ritengo di essere una ragazza sportiva e per questo passo molte ore in palestra. E un saluto a tutti e un grosso bacio. Allora Giulia, ami la fotografia, ma oggi ti sei trovata a essere la modella fotografata, com'è andata? Oggi sono andata molto bene e innanzitutto volevo dire che è molto bella, bene, insomma, così hai avuto l'opportunità di imparare dai professionisti e noi anche li ringraziamo, il fotografo ufficiale di questa edizione 2020, Paolo Stramare, e il nuovo fotografo che ha vinto il contest e quindi sarà il fotografo ufficiale della nuova edizione, Cristian Pizzi, e sono entrambi lì in fondo i nostri due fotografi che vi hanno fatto diventare per un giorno delle fotomodelle. Vincenti di Giulia. Bene, allora chissà che siano tutti vincenti questi momenti, Giulia, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie. Proseguiamo con la numero 25, Alessia Gagliani, 1,77, 17 anni, da Cusano. Avete messo i voti?